chiamo Aldo Abreu. Io sono un capuano doc, ho i miei 70 anni, la mia vita mi sono occupato di insegnamento della storia dell'arte presso il liceo scientifico di Caserta per 40 anni. Quindi di presentare innanzitutto questo plastico che vuole ricordare un poco la carta di Capua, in omaggio proprio a questo documento storico, per poterlo così farlo realizzare in un posto della città di Capua, la mia città, insomma. È un plastico dedicato appunto alla carta di Capua, il cosiddetto Placido Capuano, che ricorda una contestazione avvenuta proprio nel 1960, nel mese di marzo, quindi in piena primavera, dove appunto i principi longobardi di Capua, che avevano la giurisdizione non soltanto di Capua, ma arrivavano fino a Cassino, quindi a Guino, a Rife, Faiazzo, quindi avevano una certa giurisdizione su questi territori. Poiché loro avevano la giurisdizione sul territorio cassinese, la competenza per emanare una sentenza competeva proprio ai longobardi di Capua. Si riunirono, come era appunto fare per i longobardi che erano di origine germanica, si riunivano secondo le tradizioni che loro usavano nelle aree aperte, non chiuse nei palazzi, e così avvenne anche a Capua. Quindi loro si misero fuori dal loro palazzo qui a Capua per discutere di una sentenza giuridica. Questa che cosa si era verificato? Che un signore, un ricco possidente di Aquino, vendicava il possesso di alcune terre, ma impropriamente. Allora che cosa successe? Che l'abate di Monte Cassino si presentò davanti al giudice che qui a Capua si era formata, diciamo, tra i principi, e il giudice stesso si era presentato davanti a questo giudice di Capua, questo abate di Monte Cassino, il quale diceva che questo signore di Aquino, che vendicava, no, di possedere quelle terre, non era vero, perché non c'era la documentazione per poterlo testimoniare. Quindi l'abate di Monte Cassino portò con sé dei testimoni, oltre a un avvocato, che era l'avvocato dell'abbazia di Monte Cassino, l'abbazia benedettina, portò anche dei testimoni, quindi portò tre testimoni addirittura. Il giudice chiamò a testimoniare queste persone che appunto erano accompagnate, che accompagnavano chiaramente l'abate di Monte Cassino. Quel signore, vede, che vendicava, signore di Aquino, che vendicava che era lui il proprietario di quelle terre di Aquino, non portava nessuna testimonianza se non un documento molto sintetico che appunto testimoniava che lui le aveva ereditate da suo padre e anche dagli antenati. Ma questo non era sufficiente. Quindi per cui l'abate di Monte Cassino fu chiamato così dal giudice, che a sua volta il giudice chiamò questi tre testimoni per giurare su Vangelo, che chiaramente teneva in mano questo ricco di Aquino, alzando la mano dice: io dico, giuro che quello che chiaramente dice l'abate è vero. Quando fu chiamato poi questo signore ricco di Aquino, non avendo testimoni, non potette chiaramente
non può testimoniare, no? L'esatta appartenenza del proprietario di quelle terre. Quindi per cui il giudice cosa fece? Quei testimoni che portava chiaramente l'abate di Montecassino furono delle chiare testimonianze che attestavano e giuravano su quel Vangelo, va bene, di dire la verità. E infatti quelle parole che il giudice diceva di pronunciare sono scritte qui su questo monumento. E che dice: sao perché le terre, per che le fini, quel chi contiene 30 anni le possette parte sancti benedetti. Cioè praticamente furono queste parole scritte in questo documento notarile con fustilato, che chiaramente dalla lingua latina chiaramente si passò chiaramente a un latino volgare. Quindi per questo è importante appunto la carta di Capua, che avendo stilato questo documento a Capua, davanti al palazzo dei principi longobardi, si può dire con tutta così onestà che la lingua italiana, per gli studiosi delle lettere italiane, che la lingua italiana dal latino veramente passò a un latino volgare, e quindi l'italiano nasce proprio a Capua. Cioè la carta di Capua è importante perché testimonia proprio questo fatto, bene, di trascrivere, di tradurre, diciamo, dalle lingue romanze a una lingua chiaramente prettamente volgare. E quindi ecco perché è importante questo documento, che appunto fa parte della storia. Sì, poi chiaramente dobbiamo arrivare al volgare di Dante Alighieri, no? Perché la lingua poi si evolve man mano e quindi assume quello che oggi noi chiaramente parliamo. Si parlava, cioè tutto il periodo dell'alto medioevo, insomma, si è parlato il volgare, il latino volgare, no? Quindi per cui si è continuato a scrivere e a parlare in latino volgare, tralasciando quelle che erano le regole chiaramente di il latino. Placido non è altro che una sentenza giuridica formulata appunto da un giudice che assegnava le terre, va bene, al vero proprietario. Il vero proprietario era di appartenenza appunto all'abbazia di Montecassino. Quindi l'abbazia di Montecassino era proprio quello chiamato in causa da questo ricco possidente di Aquino, no? Perché lui vantava di essere il proprietario di queste terre. Quindi, poiché la giurisdizione, dicevo prima, no, competeva alla città di Capua, ai principi longobardi di Capua, e quindi Capua aveva la giurisdizione sul territorio cassinese, l'avvenimento si svolse proprio a Capua. È chiaro, quindi, e allora, quando il notaio scrisse, no, queste formule, ovviamente fu usato non più il latino, ma furono usate queste parole di un latino volgare, che già nelle lingue provenzali, no? La lingua doc, oil e così via, quindi già si verificava una trasformazione della lingua stessa, quindi per cui veramente anche il latino che si parlava qui da noi subì una evoluzione che poi man mano veramente ha portato alla lingua. La testimonianza anche urbana, no? Urbanistica della città di Capua è testimoniata anche dalle cosiddette cappelle a corti che noi teniamo a Capua, no? Che sono state anche restaurate, la cosiddetta cappella di San Salvatore, la cappella di San Giovanni e la cappella di San Michele, le cosiddette cappelle a corti, cioè praticamente il palazzo nobiliare dei principi longobardi era collocato urbanisticamente, va bene, al centro
e intorno chiaramente a queste tre chiaramente cappelle longobarde. La carta si trova nella pinacoteca di Montecassino, dell'abbazia di Montecassino.